Oggi al Senato è stato presentato il rapporto dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sulla qualità dell'ambiente urbano. Noi ne parliamo con Silvia Brini, che ha curato lo studio. Ben trovata a RaiNews 24. 19 città superano il limite di legge delle polveri sottili PM10, Brescia, Maglia Nera, Viterbo la più virtuosa. Ecco, qual è il quadro generale che emerge? Il quadro generale ci dice che ci sono ancora numerose criticità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico in molte delle città italiane, come avete già detto voi, anche se negli ultimi 10 anni si nota una tendenza alla diminuzione delle concentrazioni di PM10 e di biossido di azoto, mentre invece le concentrazioni di ozono, in particolare l'ozono estivo, rimangono sempre molto elevate in numerose città italiane. Le cause principali di queste concentrazioni così alte dipendono dalle fonti emissive. Le fonti emissive che effettivamente negli anni si stanno riducendo, ma ancora non abbastanza per garantire il rispetto di quelli che sono gli standard di legge a tutela della salute delle persone. Dottoressa, le fonti Brini... emissive principali che determinano l'inquinamento? Sì. Volevo chiederle, nella vostra indagine sui comuni italiani viene segnalato come parte delle nostre città e dei loro abitanti siano a rischio di frane e alluvioni. Può spiegarci qual è la situazione? La situazione è che gli abitanti a rischio del pericolo frane sono in numero inferiore rispetto a quelli che sono esposti al rischio delle alluvioni. Questo è anche legato in maniera significativa ai dati relativi al consumo di suolo. Sappiamo infatti che il consumo di suolo continua ad aumentare nelle città italiane ed è interessante il dato che è relativo alle 14 città metropolitane, perché vediamo che il consumo di suolo c'è principalmente nel comune centrale, cioè nel comune capoluogo dell'area metropolitana, in quasi tutte le città metropolitane, mentre invece ci sono alcuni casi, come ad esempio Torino o Bari, dove il maggior consumo di suolo si registra proprio nei comuni esterni alla città capoluogo. Senta, le chiedo, dottoressa Brini, perché proprio Brescia ha l'area peggiore? Questo dipende da un insieme di condizioni che hanno a che fare con i valori delle emissioni, ma anche con quelle che sono le condizioni meteoclimatiche, che sono tipiche del bacino padano, in cui molto spesso ci sono delle situazioni di stagnazione, quindi di scarso ricambio dell'aria, che impedisce la dispersione delle sostanze inquinanti. Senta, conosciamo la situazione di Roma come una città trafficatissima. Che cosa ci dicono i dati sulla qualità dell'aria della capitale? Allora, la qualità dell'aria di Roma in questi mesi del 2018 è abbastanza buona, perché non abbiamo rilevato dei superamenti di quello che è lo standard per, relativo alla media giornaliera del PM10. Ciononostante, il problema esiste perché abbiamo visto negli anni precedenti che invece abbiamo avuto numerosi casi di superamento. Il problema della capitale è quello della presenza di un numero eccessivo di automobili circolanti. Ci sono dei dati confortanti per quanto riguarda in particolare la mobilità sostenibile, nel senso che la cosiddetta share mobility in effetti sta volando anche per quanto riguarda la capitale, ma molto deve essere ancora fatto, in particolare per quanto attiene a tutte quelle modalità di spostamento sostenibile che possono essere messe in atto dai singoli cittadini. Abbiamo notato che c'è una propensione maggiore negli ultimi anni da parte dei cittadini a muoversi per esempio in bicicletta o a piedi. E infine una nota dolente arriva anche sulle aree verdi. In ben 84 città il verde pubblico è infatti inferiore al 4% del territorio.
Questo è vero, dobbiamo considerare però che oltre al verde pubblico esiste il verde privato e che nell'insieme la dotazione verde delle città italiane è importante anche perché in grande parte vanno a concorrere al verde urbano quelle che sono le aree protette, i parchi regionali, le cosiddette zone di protezione speciale, che anche se a volte possono essere poco fruibili da parte dei cittadini, però sono fondamentali per tutti quelli che noi chiamiamo servizi ecosistemici che eroga il verde urbano. Per esempio la mitigazione dell'isola di calore, per esempio l'aumento della biodiversità vegetale e animale, ma anche la capacità di sottrarre in parte alcuni inquinanti atmosferici. Grazie allora dottoressa Brini per essere stata con noi. Grazie a voi.